ragazzi, vi siamo collegati nuovamente da Agliana e sono con Pagliaccia, una volata dei 200 metri finali spaventosi, una botta grossa su Francesco Trinci, dove un grande Francesco Trinci, però grande Pagliaccia Agliana, e lo so, io dico quando Pagliaccia, dico Pagliaccia, lo pronuncio così e... Ah, giusto, è giusto. Dici Pagliaccia. No, è stata una bellissima gara, organizzata bene, siamo andati veramente forte e abbiamo provato a uscire con un bel gruppo di menatori agli ultimi 25 km, soltanto che agli ultimi due ci hanno ripreso e niente, ho detto non mi fregano, cavolo, volevo vincere, è inutile. Sicché mi sono messo davanti, per fortuna Trinci ha deciso di imboccare davanti l'ultima curva, seguito da degli innocenti, e quando siamo usciti stavo bene, ho calato i denti e ce l'ho fatta a passarli proprio alla fine, è stata una bella volata. Ma hai rammentato un Trinci degli innocenti, avevi preso un bel treno no, davvero, di nomi no. quotati, no, no, che no, però vero, poi vero. Dimostri di avere gamba sì. Gli ultimi 200 metri, no, Pagliaccia, probabilmente anche dovuto allo scatto fisso. No, sicuramente ragazzi, lo scatto fisso che mi hanno permesso quest'anno di correre con loro aiuta veramente tanto, e invito tutti a provare questa disciplina anche in pista. Sicché appuntamento al 1 ottobre, cosa c'è? Milano, finale del campionato del mondo di scatto fisso a Milano, Reduppi. E noi siamo con loro, sicché complimenti di nuovo a Pagliaccia. E alla Crono, l'8 ottobre. No. L'8 ottobre la chiude è organizzata dalla Scia Montemurlo e lo anche gli scalatori. Grande ragazzi, mi porto le scarpe da città, capremo ballando, però il mondo non si fermerà, facciamo un fandango, là sotto qualcuno fischierà, balliamo su, yeah. Se c'è chi perde, noi balliamo casomai, non avremo classe, ma abbiamo gambe e fiato finché.